insieme con Maria, la tua e nostra madre. Siamo davanti a te, Signore, con i santi, con San Giovanni Paolo II, Santa Faustina, San Charbel. E quanto vogliamo in questa crocina pregare specialmente per le anime del purgatorio, per qualche anima, per quanti defunti, ma specialmente anche per quelli che hanno lasciato questo mondo senza la grazia tua. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua gloriosa passione. Bye.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, appena abbiamo accolto mezzo a noi questa immagine della Madonna assunta in cielo, all'inizio di questo tempo così qui, che iniziamo l'Avvento, noi siamo davanti al altare con Maria e vogliamo affidare tutte le intenzioni che abbiamo portato nel cuore. Preghiamo per queste intenzioni, adesso nel silenzio chiedete voi nel vostro cuore. Lettura del profeta Isaia. In quei giorni Isaia disse: frastuono di folla sui monti, simile a quello di un popolo immenso, frastuono fragoroso di regni, di nazioni radunate. Sorge, oh Dio, e vieni a salvare il tuo popolo. Sorge, oh Dio, e vieni a salvare il tuo popolo. Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici, e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio. Sorge, oh Dio, e vieni a salvare il tuo popolo. Benedicimi, Padre. Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Il Dio verrà e si farà vedere, il nostro Dio non tarderà a venire. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Del Vangelo secondo Luca. In questa domenica, prima domenica dell'Avvento, il nostro sguardo anche deve andare verso Piazza San Pietro, perché proprio in Piazza San Pietro, in queste ore, si stanno radunando tanti poveri, come voluto Papa Francesco. Questa domenica è seconda giornata mondiale dei poveri. Allora pensiamo di quelli che non hanno niente, ma forse verranno quelli che sono riconosciuti come poveri. Ma quanti sono poveri altri che non riconosciuti? E sono quelli che soffrono a casa e si vergognano, vivono in vergogna perché gli manca veramente soldo per vivere, perché hanno preso prestito, perché hanno da pagare il mutuo, ma hanno perso lavoro, perché vogliono costruire la famiglia, due giovani, ma non possono, perché non hanno lavoro, perché non hanno possibilità, perché dicono: Padre, perché questo tutto? Siamo poveri. Cari fratelli e sorelle, pensiamo di loro. Come fratelli e sorelle, scambiamoci il segno della pace. Grazie.
Milano. Dio onnipotente, Padre misericordioso, benedici questa nuova casa di preghiera del tuo servo, Charvel Maclouf. Questa casa di numero 352, o San Charvel Maclouf, resta questa loro casa, rimani e intercedi per loro e lo difendi da ogni male e da ogni nemico visibile e non visibile. E questa è la casa tua, la loro famiglia. O Bože Všechmogúci, po Bogoslav, ten kolejny dom modlitwy, Bogoslav, dom modlitwy 352, ten w Mediolanie. Bądź im, prowadź ich i chroń i wstawiaj się za nimi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. San Charvel Maclouf, prega per noi. San Charvel Maclouf, prega per noi. Ricevuti i tuoi doni di grazia, ti chiediamo, Dio onnipotente, che cresca in noi, assidui alla tua cena, il frutto della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Ora salutiamo Gesù, Gesù che è mezzo a noi. Iniziamo questo momento. O Gesù, siamo davanti a te all'inizio di questo tempo dell'Avvento. La malattia, che hanno il diabete, anche quelli che hanno il cancro, guarisci. Ti prego di guarire quelli che hanno la pressione alta, che hanno dolore delle ossa, che, Signore, guarisci quelli che hanno la malattia dei reni, dello stomaco, del fegato, che hanno diversi problemi con la digestione, con dimagrimento. O Gesù, ti prego di guarire quelli qui tutti che hanno infezione nel corpo, qualunque infezione. Voglio sapere se c'è questa famiglia che porta quadro a casa. Preghiera, diciamo insieme, per quella famiglia che riceve immagine, per quelli che prossima volta ricevono, per quelli che hanno ricevuto, che hanno chiesto la grazia, ma anche per voi, quelli che voi che siete qui, diciamo insieme, affidando tutta a Madre. A Maria, assunta in cielo, la tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio e Santo, e sei entrata nella festa dei credenti, come madre che aspetta i figli nel canto attesa d'arte. Maria è assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno del sigle del viaggio. Prendici maternamente per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, davanti a questa immagine, ha pregato il giovane Carlo Voitiva e si è consegnato a te, dichiarandosi totalmente tuo.
messa 5 ore per questo. O San Salvador Macruf, tu che hai vissuto nell'eredo di Annaia 23 anni, hai donato totalmente la vita del Signore, ti prego, intercedi ora per le grazie che questi fratelli e sorelle hanno bisogno. Quello che chiedono in questo momento, voi nel silenzio chiedete intercessione di San Salvador. Così sia la volontà di Dio, nostro Padre, ma soprattutto accompagnaci sulla via di santità, per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Charbel Maclouf. Amen. Ti prego, Signore, che li purifica nel nome del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.